Ciao a tutti, in questo nostro quinto passo verso la Pasqua, la liturgia ci pone di fronte al mistero più grande dell'uomo, che è il mistero della morte. Ricordiamo tutti come in queste domeniche Gesù si è presentato innanzitutto come acqua che estingue la sete, al pozzo con la Samaritana. Domenica scorsa si è presentato come luce, quella luce che apre spiragli nuovi dinanzi ai nostri occhi, guarendo il cieco nato. E oggi, di fronte al dolore immenso di Marta e di Maria per la morte del fratello Lazzaro, di fronte a quel silenzio assordante che è la morte, Gesù si presenta a noi come la resurrezione e la vita. Si presenta a noi quasi come un balsamo che restituisce la vita. Leggendo attentamente il Vangelo, ci accorgiamo di essere immersi in una scena molto caotica. Immaginiamo di assistere a questa scena e di vedere il tutto magari nascosti dietro un cespuglio, dietro un muro. E vediamo che dopo alcuni fatti a Gesù arriva la notizia che il suo amico Lazzaro è gravemente malato. Beh, di fronte a questo tipo di informazione, la reazione immediata è quella di andare subito a fare visita a questo malato. Ma Gesù per il momento non si muove. I suoi disegni non sono i nostri e a noi non è dato ancora di conoscerli. Anche se istintivamente fossi stato lì, gli avrei detto: ma come non hai sentito? Il tuo amico Lazzaro, che tu ami tanto, sta male, sta soffrendo. Che fai ancora immobile qui? Muoviti, vai da lui. E alla fine, dopo 2 giorni, Gesù si decide, parte da Gerusalemme per andare verso Betania. La distanza, ci dice l'Evangelista Giovanni, non è molta, circa 3 chilometri. Arrivato a Betania, si trova di fronte alla disperazione di Maria, di fronte alla disperazione di Marta. E la reazione delle sorelle è comprensibile. È morto il loro fratello, è morto Lazzaro. E anche la reazione di Marta e poi anche di Maria quando diranno a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E quante volte anche noi, di fronte a situazioni difficili, pensiamo alla situazione che stiamo vivendo, questo virus che ci sta mettendo tutti a dura prova. Ci rivolgiamo al Signore e diciamo: ma dove sei? Perché non fai niente? Perché te ne stai solo a guardare e non ci porti via questo virus? Non togli da noi questa piaga? Ma Gesù, sempre con paternità, ci è vicino, come è stato vicino anche a Marta e a Maria, e risponderà appunto a loro: Lazzaro risorgerà. E ancora dice: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Ma soprattutto, dopo aver detto questo, si rivolge sempre alle sorelle e dirà: credete questo? E a noi dice: credi questo? Ecco qui che l'Evangelista Giovanni dopo ci fa toccare con mano l'umanità di Gesù, la grande umanità di Gesù. Perché appunto vedendo Maria e gli altri piangere, pure lui si commuove profondamente. Beh, penso che in certe ore le lacrime sono l'unica maniera che ci resta di amare e di pregare. Gesù si commuove per la sofferenza dei vivi e non abbandona i morti. Prende la decisione, la ferma decisione, di andare al sepolcro, di andare a quel sepolcro dove Lazzaro già si trovava da 4 giorni. Nessuno oserebbe entrare in quel luogo, tantomeno respirarne l'aria. Immaginiamo il luogo più sporco, con cattivo odore, un luogo lugubre. Ma Gesù non si ferma, Gesù si fa avanti. E l'Evangelista a questo punto, con estrema chiarezza, ci dice che Gesù gridò a gran voce. Questo fatto di gridare a gran voce lo ritroveremo anche tra qualche giorno, quando ascolteremo la lettura della Passione. Pure lì, dalla croce, Gesù grida a gran voce. Ma in questo caso Gesù si trova di fronte a un sepolcro e di fronte a un sepolcro grida a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! E il morto esce. Anche a noi oggi Gesù ci chiama per nome. E ci dice: vieni fuori, esci da quella situazione che ti rende morto, non avere paura. Io sono qui a braccia aperte, io sono qui a gridare il mio amore per te. E ancora ci grida: vieni fuori, sono qui, ti aspetto. Che cosa fare? Beh,
dobbiamo tornare a scommettere la nostra vita sul rapporto tra noi e Lui. Dobbiamo ripartire da qui. Quali sono le nostre morti? Imparare a morire è il modo migliore forse per capire quanto valga la pena vivere, e in questo abbiamo visto che Lazzaro ci è maestro. Potessimo intervistare Lazzaro e dire: che cosa hai provato a morire e poi tornare alla vita? Allora, in questa domenica che ci fa avvicinare sempre più alla Pasqua, non ci resta che gridare anche a noi, di gridare al Maestro: voglio tornare a vivere, Signore, sposta quella pietra. E quando Lui ci dirà esci fuori, allora noi saremo pronti a gridare il nostro eccomi Signore, eccomi, sto arrivando, vengo a te. Buona domenica.